dal lontanissimo tempo in cui l'umanità cominciò a coltivare le piante per procurarsi il cibo, uscendo in tal modo dalla preistoria, il terreno, luogo della coltivazione, è diventato oggetto di cura, spesso di contesa e in tempi più recenti di eccessivo sfruttamento, inaridimento e desertificazione. Il terreno agrario, per sostenere la produzione delle piante alimentari, deve essere fertile, ovvero mantenere nel tempo le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche adatte alla coltivazione. Il suolo nasconde un numero straordinario di forme di vita, un'intricata rete di interazioni che coinvolge un'enorme quantità di biomassa vivente, stimata in oltre 3.000 kg per ettaro in un suolo agricolo. Pochi grammi di terreno possono contenere miliardi di batteri, centinaia di chilometri di ife fungine, decine di migliaia di protozoi, migliaia di nematodi, alcune centinaia di insetti, aracnidi, vermi e centinaia di metri di radici di piante. Il terreno di coltivazione è rappresentato dallo strato attivo superficiale, orizzonte A, il cui spessore varia da 5 a 30 cm, che per la presenza di sostanza organica e humus è di colore scuro. Lo strato inferiore, inerte, orizzonte B, riflette l'origine geologica del suolo. Le radici delle piante vi arrivano alla ricerca di acqua e elementi minerali. Il sottosuolo, orizzonte C, è costituito dalla roccia madre o substrato originario, che rappresenta anche il limite della crescita delle radici. Le caratteristiche fisiche del terreno, tessitura e struttura influenzano tutte le espressioni della fertilità, fisica, biologica e chimica. È necessario conoscerle per gestire l'azienda agricola, scegliendo colture, fertilizzazione e operazioni colturali adatte. Difficilmente mutano, perché derivano dal suolo originario. Tessitura e struttura sono correlate e in stretto rapporto tra di loro. Da esse dipendono altre caratteristiche del suolo, come la porosità, la sofficità, l'aderenza, la plasticità, l'aerazione, il calore specifico. La tessitura indica la costituzione della parte solida del terreno e classifica le particelle elementari in base al diametro, che dal canto suo influenza le proprietà del terreno e i fenomeni che in esso avvengono. A seconda della dimensione delle particelle, granulometria, e della prevalenza percentuale di una dimensione, i terreni sono classificati come sassosi, sabbiosi, sabbioso-limosi, sabbioso-argillosi, limosi, argillosi, eccetera. Dal punto di vista agronomico, il terreno migliore è quello detto a medio impasto, con una presenza equilibrata di sabbia, limo e argilla e una trascurabile di scheletro. La struttura del terreno è in grado di influenzare sia la fertilità del suolo sia la tecnica agronomica. Dal tipo di struttura dipendono i rapporti fra parte solida, parte liquida e parte gassosa. Essa influenza l'umidità, la tenacità, la temperatura e la reazione del terreno, fattori che a loro volta influenzano i processi che avvengono nel terreno, come l'ossidazione, la riduzione e la trasformazione della sostanza organica, la disponibilità di elementi nutritivi. In presenza di una buona struttura, le radici hanno maggiore possibilità di esplorare il terreno, di assorbire l'acqua e i principi nutritivi, di disporre di ossigeno per i loro processi metabolici. Inoltre, aumenta il numero di organismi terricoli, con un miglior controllo di quelli utili su quelli dannosi, nonché i processi di cessione dei principi nutritivi da parte della sostanza organica. Oltre che di medio impasto e ben strutturato, il terreno fertile ha una porosità equilibrata, dove micropori e macropori consentono la circolazione dell'aria e dell'acqua e presenta buona sofficità condizionata dalla porosità, dall'umidità, dalla granulometria, dalla struttura, dalla cedevolezza degli aggregati, dalle lavorazioni. Porosità e sofficità influenzano lo sforzo richiesto per le lavorazioni, la presenza di microorganismi, accrescimento delle radici e ingrossamento dei tuberi. Abbiamo visto quanti fattori influenzano la fertilità del suolo. Possono essere riassunti in due soli: qualità del suolo e livello di fertilità integrale. Mantenere buono questo livello è obiettivo del coltivatore. La fertilità integrale, fisica, chimica e biologica, è favorita da maggiore comprensione dei processi fisici che avvengono nel terreno, da un corretto apporto di nutrienti, da corrette pratiche di mantenimento della vita microbica nel terreno.
Le nuove pratiche di minima lavorazione dei terreni consentono di non disturbare la vita microbica e degli organismi utili nel terreno, di mantenere l'umidità, evitare la dispersione di nutrienti per lisciviazione o ruscellamento. La conoscenza delle capacità naturali del terreno di fornire nutrienti alle piante consente di apportare solo le quantità di concime minerale e organico necessarie, puntando di più sulla fornitura di biostimolanti, che consentono al terreno di recuperare maggiormente la fertilità naturale. Un particolare caso di miglioramento della fertilità del suolo riguarda la biodisponibilità del fosforo, elemento necessario allo sviluppo e maturazione delle colture. Il fosforo inorganico non è facilmente solubile in acqua. Anche parte del fosforo fornito con le concimazioni viene lisciviato o catturato dai componenti minerali del terreno e insolubilizzato. In quasi tutti i terreni si trovano batteri che solubilizzano il fosforo inorganico e altri quello organico, in quanto possiedono gli enzimi necessari. Incrementare la presenza dei batteri è utile, ma non sufficiente per rendere biodisponibile tutto il fosforo necessario alle piante. Endomicorrize radicali e co-coltivazione di leguminose e cereali aumentano la disponibilità del fosforo per le piante. La nuova tecnologia di conservazione del fosforo, un coformulante applicato ai concimi fosfatici, consente di fornire al terreno fosforo che rimane biodisponibile per le piante e non viene insolubilizzato. Conoscere la fertilità del suolo è necessario per le buone pratiche agronomiche. Il fertimetro, proposto da Andrea Squartini e Giuseppe Concheri, docenti all'Università di Padova, consente di evitare analisi di laboratorio per conoscere la fertilità del suolo. Il fertimetro si presenta come una piccola asta da inserire nel suolo, sovrastata da uno stick, sul quale sono disposte fibre di cotone e seta, i misuratori della fertilità. La registrazione del tempo di rottura di una data fibra e della sequenza delle rotture, effettuata dallo stick, fornisce una misura della fertilità del terreno e indicazioni sulla quantità di fertilizzanti azotati e fosfatici necessari a portarla a livello ottimale. Il kit è riutilizzabile indefinitamente, è sufficiente sostituire le fibre.